Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in visita a Walibi-Rhône-Alpes, nel sud della Francia, parco di proprietà della Compagnia delle Alpi, che quest'anno festeggia, aggiungerei tra parentesi, in grande, dopo scopriremo perché, il suo 45esimo anno di apertura. Il parco quindi fa parte di una famiglia molto importante. In Europa, pensate, ci sono ben 3 parchi Walibi, uno qui in Francia, uno in Belgio, uno in Olanda. Ma in realtà la compagnia possiede parchi del calibro di Parc Asterix a Parigi, che da poco ha inaugurato un coaster incredibile, Toutatis, Futuroscope, sempre in Francia, che quest'anno ha aperto un parco acquatico indoor che può competere anche con Rulantica. In Belgio hanno Belle Verde, che sempre quest'anno ha inaugurato un prototipo di River Rapids che si chiama Amazzonia. Insomma, per farvi capire, stanno investendo tantissimo e anche qui hanno investito tanto quest'anno con un nuovo coaster che non vedo l'ora di provare, che tra poco vi presenterò. Come sempre non mi sono spoilerato nulla, non ho neppure guardato la mappa del parco, quindi non so come sono disposte le attrazioni, cosa troveremo esattamente all'interno del parco, tranne che per il nuovo coaster della Intamin ovviamente. Ci divertiremo quindi a scoprire il parco insieme. Allora ragazzi, ci hanno dato un biglietto d'ingresso e anche il pass per fare Mauka, grazie Walibi! Allora, siamo appena entrati nel parco e la prima area tematica, se così possiamo dire, che incontriamo è Festival City. Dal momento che abbiamo il pass per Mauka, direi di andare a fare qualcos'altro adesso, in modo da poterlo sfruttare dopo quando ci sarà tanta coda. Allora, le sensazioni mi dicono di andare a fare subito quel coaster che si vede lì davanti a noi, che è Mystique. Adesso stanno facendo i test. Visto che c'è gente, sicuramente ci sarà fila. Ma il binario finisce così? Il parco è aperto, c'è il delirio, tutti corrono sicuramente verso il coaster di punta. Camminiamo anche noi velocemente verso Mystique, senza correre però. Nel frattempo, nell'attesa, dato che comunque vi lasciano entrare all'interno del parco verso le 9.30, dopo i controlli di sicurezza, ho dato uno sguardo alla mappa del parco per orientarmi un attimo e mi sono reso conto che il parco è suddiviso in aree tematiche. E siamo entrati ufficialmente nell'area di Mystique. Sì, quella davanti a noi è esattamente una lift verticale. Più ci avviciniamo e più diventa interessante questo coaster. E l'area ha tutte le sembianze di essere un'area a tema horror. C'è anche la soundtrack a tema. Guardate anche la cura per la vegetazione, lasciata qui volutamente in un apparente stato di abbandono, il tutto per farla sposare bene con il tema horror dell'area. Questa è la stazione di imbarco, piena di dettagli inquietanti, devo dire. È fatto tutto quanto molto bene. Prima impressione di questo parco, ottima, davvero ottima. Sinceramente mi aspettavo molto meno. Comunque la queue line è discretamente tematizzata, ma a vederlo sembra bello comunque. Spettacolo! Anche i vagoni sono molto belli, eh. Anche la stazione è discretamente tematizzata. È piena di dettagli, di bamboline voodoo. Quando il treno parte si attiva un effetto audio di una risata, abbastanza inquietante devo dire. Fa molto effetto. Devo dire che tutto questo fa molto parco Merlin. No, ma qui c'è anche un easter egg. Le bambole di Asterix e Obelix. Ovviamente riferimento a Parc Asterix. È corto ma bellissimo, ma quella parte che fa così e rimani appeso a testa in giù è stupenda. Ragazzi, appena scesi da Mystique, davvero forte come coaster, promosso a pieni voti, già a partire dalla salita, una salita verticale che si sente, e poi la drop regala tanto airtime, si sente vuota la pancia,
è molto godibile e divertente come coaster, proprio come affronta le varie figure, forse perché comunque ha le lap bar e quindi ti lascia abbastanza libero durante il percorso. Tra l'altro ha anche diverse cose in comune con Voltron. L'inversione finale è completamente folle perché si resta appesi a testa in giù per tanti secondi e poi si ritorna indietro, fa anche una piccola parte backward. È un po' corto, però ne vale la pena, assolutamente. Allora, stiamo ripercorrendo la strada a ritroso per spostarci dal lato opposto del parco. Questa parte di Festival City non è così tanto tematizzata. Comunque qui ci sono diverse flat rides, tra cui le mongolfiere. Qui più avanti c'è la barca matta della Zamperla. E da qui si vede anche un interessante Star Flyer, che sarebbero le classiche catenelle però altissime, che dopo sicuramente con un po' di coraggio faremo. Laggiù comunque si riesce a vedere, a intravedere tra gli alberi, anche un boomerang della Vekoma. Adesso andiamo lì. Eccolo qui, a vederlo sicuramente è molto bello, cioè fa una certa impressione anche passare sotto il Cobra Roll, d'impatto. Poi a farlo sicuramente un po' meno. L'ultima volta che l'ho fatto ero al Prater di Vienna, modello identico, e mi ha completamente devastato. Allora, è successa una cosa molto strana, perché siamo arrivati qui praticamente in stazione del Boomerang Generator, c'è la fila, ma non c'è nessuno qui, siamo tipo in attesa da mezz'ora, ma non ci stanno neppure gli operatori a questo punto. Ragazzi, è una situazione molto strana, perché i guest si sono posizionati due a due davanti ai cancelletti, ma degli operatori non c'è traccia e la fila sta aumentando. Ragazzi, ma c'era scritto qui all'ingresso che l'attrazione non è disponibile per la giornata momentaneamente. E comunque la gente si mette in fila, probabilmente non leggono i cartelli. Ma siamo stati ingannati anche noi da questa cosa, perché avevamo visto tutti in fila, c'era una fila lunghissima prima. E la gente continua a mettersi in coda. E questo portale qui davanti a noi ci indica che stiamo per entrare nell'area Far West. Qui c'è anche la mappa che ci anticipa le attrazioni che troveremo qui all'interno dell'area, tra cui un wooden coaster interessante, un Wild Mouse e poi ci sono diverse flat. Direi di esplorare un attimo l'area e poi andiamo a provare il wooden coaster. Perfetto, ci andiamo a mettere in fila per Timber. Davvero corto il treno? Fa tantissimo ridere che ogni volta che il treno fa la drop parte un effetto audio che urla il nome di Timber. Anche qui c'è la single rider, come sul Mystique, e direi che stavolta la utilizziamo perché c'è davvero troppa fila. Allora, appena scesi da Timber, praticamente è un mini Wudan, nel senso che non è altissimo, però ha bei momenti di airtime, anche questo. È molto arrabbiato come coaster, anche molto veloce, e la drop, nonostante non sia così alta, si sente. Ah, questo è l'ingresso del Wild Mouse, Woodstock Express. Guardate, anche discretamente tematizzato. E stiamo passeggiando nell'area far west del parco, che è tematizzata molto bene. Anche qui devo dire che mi hanno stupito in positivo. È davvero piacevole passeggiare qui e tra l'altro ci sono anche delle attrazioni originali, come questa qui a bordo di cavalli, un po' come quella che sta a Cavallino Matto, ovviamente con un theming diverso. Sinceramente non mi aspettavo di trovare questo livello di scenografia e di cura per il dettaglio. Guardate anche che bella la monorotaia con i vagoncini a tema. Tra queste facciamo il galeone dei pirati, che ha un'attesa accettabile. Che poi non so per quale motivo si trovi qui nell'area far west, il galeone dei pirati.
Appena scesi dal galeone dei pirati, abbastanza soft devo dire, ne ho fatti di peggio. Ragazzi, il parco è strapieno, ci sono file da 100 minuti ovunque e l'unica che ha meno attesa è Maura, anche se abbiamo il saltafila. Adesso stiamo puntando verso quella perché le altre attrazioni sono inavvicinabili. Per farvi capire, Gold River, il River Rapids, i classici gommoni, hanno 120 minuti di fila. Non credo che li faremo. Piccolo cambio di programma, siamo passati davanti a Hurricane, lo Star Flyer, e la fila è calata di un quarto d'ora, quindi andiamo subito a farlo. È altissimo, fa impressione, e comunque se notate bene corre anche abbastanza velocemente. Se ho capito bene, l'attrazione è a tema ventilatore. Non so perché, ma la cosa mi fa ridere tantissimo. Cioè, sto facendo un'attrazione a tema ventilatore. Per un attimo ho pensato di essere a Frontierland. Poi però, guardando bene, mi sono reso conto che è soltanto scenografia. Ragazzi, siamo appena usciti da Hurricane, queste mega catenelle altissime, molto divertenti, vale la pena farle anche se abbiamo fatto un bel po' di fila, sono altissime da su, fa abbastanza effetto, e poi a un certo punto iniziano anche a correre. Ci sono anche le bici volanti qua. Ragazzi, stiamo andando a fare la Coccinelle, che è un brugomela, che sta proprio qui accanto a Mauka, che adesso ha solo 20 minuti d'attesa. E noi intanto abbiamo trovato un metodo estremo per ottimizzare i tempi dalla fila della Coccinelle, infatti stiamo guardando lo spettacolo dei tuffatori. Ma quanto è lungo sto treno! Praticamente quando il primo finisce la discesa, l'ultimo ancora la deve iniziare. Ma è impressionante quanto è lungo il treno! Non finisce più! La Coccinelle, un brugomela abbastanza ruvido e anche veloce in alcuni punti. Si prendono un po' di botte alla schiena. Magari se c'è troppa fila potete anche evitare. E siamo ritornati a Festival City alla ricerca di un po' di cibo. Nella parte tematizzata dell'area, devo dire anche abbastanza bene, ha uno stile americano. Dico la ricerca di cibo perché praticamente tutti i punti ristoro hanno delle file assurde, forse anche di più delle attrazioni. Speriamo di trovare qualcosa qui finalmente. Per pranzo ho preso 3 alette di pollo e una Coca-Cola per sbrigarmi, giusto per attapparmi un po' lo stomaco perché sennò non riesco a finire la visita al parco. Adesso giro sul carosello post pranzo, anche perché è l'unica attrazione con 5 minuti di coda, e poi, promesso, andiamo a fare Mauka. Il momento di sbarco dal carosello è sempre un po' spaventoso perché sempre ora di accappottarmi. Che spettacolo, questa qui è la flat della Zamperla, che avevo visto anche al Coney Island di New York, lì non l'avevo fatta, e qua c'è troppa fila però al momento. Qui ci sono i classici tronchi, anche qui c'è una fila pazzesca. Che spettacolo, è stranissimo come coaster. Ragazzi, finalmente ci siamo, è arrivato il momento di provare Mauka, la novità 2024 del parco. Novità incredibile perché si tratta di un coaster unico in Europa, ovvero l'unico coaster europeo a binario singolo. Adesso attraversiamo il portale dell'area tematica stile tropicale dove si trova Mauka e iniziamo subito l'esplorazione. Ragazzi, che spettacolo, non me l'aspettavo sinceramente così. Cioè, pensavo avessero puntato tutto quanto sul coaster, invece è un'area tematica spettacolare, cioè da quello che sto vedendo adesso in questo primo momento, ma mi sta piacendo troppo. Guardate quanti dettagli, la scenografia è super dettagliata.
qua ci sono delle statue, la cura per la vegetazione è folle, pavimentazione tematizzata, addirittura la soundtrack a tema che ti accompagna mentre passeggi per l'area, è tutto quanto iper dettagliato. Questa è degna di stare a Europa Park. Cioè, tutte le aree tematiche del parco sono fatte abbastanza bene, ma questa decisamente di più. Che spettacolo! Qua c'è una Jeep incidentata con l'effetto fumo attivo. Questo è il portale di ingresso di Mauka, ci stiamo mettendo in fila e sono davvero curioso, visto il lavoro perfetto che hanno fatto in quest'area. Comunque, a vederlo il coaster è stranissimo, cioè ha una forma molto strana, mi dà la sensazione di essere un coaster molto versatile e agile. Tra l'altro, vedete, si tratta di un coaster lanciato e quello è il top hat, che ha una forma stranissima, in realtà vieni lanciato direttamente verso un'inversione. Il livello della queue line è altissimo, cioè va esplorata la queue line, è una di quelle file che se c'è tanta fila non ti annoiano. Ci sono tanti elementi scenografici, tante scene diverse e anche ambienti diversi, ma davvero è a livello Europa Park. Tra l'altro la queue line è super immersiva, ci sono anche degli effetti audio divertenti, ma la cosa bella è che non riesci a vedere fuori dalla queue line o in generale dall'area tematica, quindi ti senti coinvolto nella scena, nella storia, l'hanno pensata davvero bene. Eccoci, tocca a noi. Ragazzi, appena scesi da Mauka, coaster davvero spettacolare, tantissimi punti di airtime, ma è velocissimo, mi ha ricordato tanto Wudan di Europa Park per la sua cattiveria, corre dall'inizio alla fine, non si ferma mai, non rallenta, e tanti punti di airtime, anche abbastanza forte, perché prende le curve a una velocità impressionante, ti sbalza fuori dal sedile, ma è proprio come me lo immaginavo, ovvero super versatile, super agile. Belle le inversioni, i cambi di direzione, anche la scenografia come si integra al coaster, si sfiorano anche delle parti, c'è un punto di ejector abbastanza forte dove vieni spinto fuori dal convoglio. Probabilmente la migliore attrazione del parco se la gioca un pochettino con Mystique, sono due coaster completamente diversi, quindi ottima scelta. Adesso andiamo a fare il Twist and Splash della Mack, che mi ha da sempre incuriosito ma non sono mai riuscito a provarlo. Ce n'è uno praticamente identico a Rulantica, questo sembra tematizzato molto bene. Eccoci qua, sono molto curioso. Allora, sono appena sceso dal Twist and Splash della Mack e sono completamente asciutto. Non funzionava e quindi non ci siamo bagnati. Comunque quest'area mi ricorda tantissimo Tonga di Magicland, è tematizzata molto bene. E qui c'è anche un playground acquatico. E visto che ci siamo, proviamo anche le Totem, una torre lanciata molto simile credo a Space Mission Orbit di Movieland. Dopo 40 minuti siamo arrivati sotto la torre. Appena scesi dalle Totem, molto forte il lancio, ma sicuramente non vale i 40 minuti di fila. Mauka sembra essersi svuotato e quindi adesso facciamo qualche giro qui.
La nostra visita a Walibi Rhône-Alp è giunta al termine. Che dire di questo parco? Beh, abbiamo passato una bella giornata, ci siamo divertiti e sinceramente mi ha colpito molto in positivo. Non è stata una giornata facile per Walibi perché c'era un'affluenza incredibile, c'erano pullman, gruppi scuole e c'erano tantissime file. Però devo dire che alla fine l'hanno gestita bene. Quando è così di solito si fa molta fatica a divertirsi oppure a godersi bene il parco, invece non è stato questo il caso. E comunque stiamo parlando di un parco di medio-piccole dimensioni, quindi era molto molto affollato, ma comunque ci siamo divertiti. Abbiamo provato attrazioni molto interessanti, principalmente coaster, anche molto ben tematizzate. Si sente un pochettino la mancanza di dark ride, speriamo che in futuro rimedino. Io vi ringrazio per avermi seguito, se vi va lasciate un like e iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al prossimo parco. Videocamera. 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 Buon sole. Buon sole. Buon sole.